copertina. Buonasera a tutti, mi chiamo Luca Roberto, sono il responsabile commerciale della Recontract e della Mottura. La Mottura è un'azienda che da gli anni che furono, da 60 anni circa, produce sistemi per movimentare le tende, quindi nasce come falegnameria, producendo vascoli in legno, mattovani in legno, e poi negli anni invece ha seguito l'evoluzione, così come hanno fatto altre aziende per altri prodotti, l'evoluzione del prodotto tenda. Con l'avvento dell'alluminio sono nati quelli che chiamiamo sistemi per tende, quindi con l'alluminio estruso sono nati i canali per muovere le tende in maniera arricciata, pannelli, pacchetti, insomma, tutti gli argomenti che bene o male conosciamo. Una breve presentazione aziendale. Oggi la Mottura ha la sede principale che è a San Giusto Canavese, che è in provincia di Torino, dove appunto c'è il sito produttivo, dove progettiamo e produciamo i nostri sistemi. Ha due filiali all'estero, Belgio e Francia, e poi è presente in circa 70 paesi. Abbiamo un ufficio estero che si occupa dell'estero, ovviamente. 110 dipendenti e un fatturato consolidato nell'anno scorso di 26 milioni di euro. Questo per dare più o meno insomma, le dimensioni dell'azienda. Una gran parte di questo fatturato lo facciamo in Italia attraverso i venditori. Abbiamo 32 agenti in Italia e qualche migliaio insomma, di rivenditori che trasversalmente si declinano in diversi tipi di attività. Ci sono i classici tendaggisti, tappezzieri, però tutti quelli che si occupano di arredamento, quindi nell'ambito navale, nella nautica, alberghiero, ospedaliero, scolastico, insomma ovunque ci sia un vetro c'è la possibilità di montare una tenda, quindi i nostri clienti sono diversificati. E chiaramente il 35% rimane per come fatturato estero. La filiera è verticalizzata, vuol dire che noi progettiamo all'interno, appunto come dicevo prima, i nostri prodotti, i componenti, e poi partendo dai polimeri abbiamo un vero e proprio reparto di stampaggio che si occupa di produrre questi componenti. Produciamo la gran parte di questi componenti, li produciamo per noi, altri per alcuni terzisti o assemblatori in giro per il mondo che comprano i nostri prodotti e poi si assemblano i loro sistemi. Una delle cose fondamentali nella nostra azienda, ormai ogni azienda insomma, deve tener conto di questo aspetto, siamo un'azienda molto sensibile alla sostenibilità, quindi abbiamo tutta una serie di certificazioni legate all'azienda o legate ai prodotti che ci rendono appunto green, così è il termine che si utilizza ultimamente. In modo particolare i nostri sistemi sono fatti da due componenti principali. Uno è l'alluminio, che è il materiale che ci serve per poter movimentare i vari sistemi. L'altro invece sono il tessile. L'alluminio è riciclabile più volte al 100% e noi utilizziamo a volte alluminio riciclato che ci viene richiesto oppure alluminio che poi viene riciclato a sua volta. Mentre invece nei tessuti negli anni sono nati, per fortuna, tutta una serie di certificazioni che rendono i tessuti appunto green, come abbiamo detto, quindi ci sono, faccio un breve accenno dopo al tessile, comunque esistono gli antibatterici, esistono il credo turpero, il fungicidi e così via. Non entro troppo nei particolari, perché vuole essere informativa e non formativa questa breve presentazione. Questi sono alcuni delle certificazioni appunto che sono abbinate ai nostri sistemi, quindi molti di voi lavorano anche nel pubblico, insomma, avete sentito parlare di CAM, ormai sono obbligatori nelle gare, vengono richiesti per i vari prodotti, per i vari sistemi, e anche i nostri prodotti appunto hanno questo tipo di certificazioni che consentono di poter essere proposti in quell'ambito. L'ultima certificazione l'anno scorso, che sarà ben consolidata, ottenuta, è quella del 14001, che appunto certifica che l'azienda ha tutta una serie di processi insomma, che fanno sì che energia a fonti rinnovabili, smaltitori certificati per smaltire il prodotto, abbiamo il tetto coperto da pannelli fotovoltaici e così via. Direi basta azienda, parliamo di prodotto.
un messaggio importante che vogliamo far passare è che sì, la tenda è, una, è un elemento decorativo, quindi è sempre stata vista negli anni come elemento decorativo, e normalmente aspettiamo che arriva il divano, che arriva il tappeto per capire che tenda mettere, e quindi si abbina il colore e così via. In realtà negli ultimi anni, come accennato prima, come accennavo prima, la tenda ha assunto una funzione anche funzionale, quindi è diventata un elemento che invece ci può aiutare a risolvere alcuni problemi, ed è per quello che noi sensibilizziamo a prevederla già in fase di progettazione, in base a quello che vogliamo fare. Adesso vediamo di cosa stiamo parlando. La gamma, noi abbiamo diviso in due macro gamme i nostri prodotti. Una è la parte decorativa, come dicevo prima, quindi sistemi per tende, e una invece sono le tende tecniche, che sono le tende che una volta erano nate quasi esclusivamente per uso ufficio e che invece negli anni, in modo particolare la tenda a uso, è entrata nel domestico, è entrata nel residenziale. Quindi i sistemi per tende per noi sono tutti i binari che movimentano le tende arricciate, pannello, pacchetto, questi qua sono i pittogrammi che utilizziamo noi nel nostro catalogo tecnico. E le tende tecniche, come dicevo prima, sono le plissere, le verticali, le veneziane, le tende a rullo e quello che noi consideriamo gardening. Queste sono le due macro famiglie. Cosa succede? Che a questi sistemi noi abbiniamo due collezioni tessili, e qui facciamo la grossa differenza. Quindi le due collezioni tessili sono la collezione di tende morbide, quindi parliamo tende insomma arricciate, pannelli, quelle che abbiamo sentito nominare fino adesso. Queste tende a loro volta vengono rifinate e hanno i tessuti a diverse funzioni, possono essere più o meno trasparenti, coprenti, filtranti, oscuranti, ma a loro volta possono essere anche riflettenti, quindi per il calore verso l'esterno. E un elemento diciamo che è molto in voga negli ultimi anni, per fortuna oserei dire, è la fonoassorbenza, che è un fenomeno che negli ultimi anni, come dicevo, soprattutto per ambienti pubblici, per ambienti grandi, insomma affollati, sale riunioni così, invece per il comfort spesso bisogna prendere dei correttori acustici, cosa che possiamo fare all'interno della stanza con degli elementi più o meno insomma disposti all'interno della stanza, ma contro il vetro non è possibile fare nulla se non mettere una tenda. Negli anni che furono bastava mettere una tenda molto pesante, tipo un velluto per tipo il cinema, per capirci. Negli ultimi anni invece la sfida è stata fare tessuti sempre più leggeri, sempre più trasparenti, con un potere di fonoassorbenza elevato. E questo ci ha concesso appunto di immaginare un ristorante, cioè mettere una tenda a velluto davanti a una vetrina di un ristorante non era l'ideale. Invece sono queste tende appunto particolarmente leggere, che hanno un potere di fonoassorbenza molto importante, che aiutano a risolvere il problema dell'acustica. In modo particolare, come dicevo, io mi occupo del settore contract, quindi di quelli che sono la progettazione. L'azienda, come detto all'inizio, produce i sistemi, la distribuzione viene fatta attraverso i venditori, e poi c'è questa divisione, diciamo, contract, che si occupa dei progetti, quindi aiuta gli architetti, i progettisti e non solo, a sviluppare il progetto inserendo all'interno le tende. Come vengono affrontati questi progetti? C'è una divisione interna, come dicevo prima, che si occupa di questo, al quale sottoponiamo le nostre problematiche, per così dire, da risolvere, e che studia la migliore soluzione, inserisce il prodotto all'interno del progetto, lo restituisce e poi lo si commenta e lo si discute insieme. Per il retail noi abbiamo un catalogo tecnico molto, molto fornito, dove abbiamo dei prodotti standard, che sono quelli che esistono sul listino. L'ufficio progettazione non fa altro che partire da questi prodotti standard e li customizza adattandoli al vostro progetto. In questo caso, per esempio, è il Quartier di Calzedonia, 3-4 anni fa questo progetto, dove quell'esploso che vedete sulla destra è un prodotto standard che serve per coprire gli abbaini. In questo caso ha una profondità massima, se non ricordo male, di 6 metri. Noi dovevamo farla coprire 30 metri,
Quindi vi faccio vedere come è stato affrontato questo argomento, ecco, lo vedete in alto. Tra l'altro qua un problema delle ricorde erano due, uno è l'oscuramento. Allora, questa qua è una sala dove è multifunzionale, dove è una grande palestra, immaginate, dove all'interno fanno le sfilate di moda, oppure fanno, lo utilizzano come showroom, quindi a volte fanno delle feste. Quindi alla corrente deve essere oscurato, ma c'è anche il problema che dicevo prima della consulenza. Come dicevo, partiti da un prodotto standard, abbiamo customizzato, essendo noi produttori ci possiamo giocare insomma con i nostri articoli, e il prototipo è stato montato in azienda, provato, collaudato, anche perché a quell'altezza, una volta posato, ovviamente insomma, è meglio non intervenire. Anche nel caso della motorizzazione, faccio un esempio, i motori hanno una termica, quindi dopo una certa lunghezza il motore si scalda e diventa, va in blocco. In questo caso, insomma, con l'espediente abbiamo fatto in modo di tenere il motore fino a una certa temperatura affinché funzionasse la tenda facendo tutto il percorso. È servita allo scopo. La sala è questa, qui dovreste vedere la sala qua, quando viene preparata per esempio per fare le sfilate di moda, come vedete ci sono le sedute, c'è la passerella al centro, e lì è quando è piena di gente. Devo dire che sono 5-6 anni che sono lì montate, le usano normalmente più volte, ogni volta che presento una collezione, e non ci hanno ancora chiamato. Un altro grande progetto, parlando sempre di progettazione, qua solo per darvi degli spunti ovviamente, e ripeto per far passare il messaggio che la tenda non è soltanto decorativa. Quella già la conoscete. Questa è la Morantonella, noi siamo a Torino, quindi ovviamente andiamo orgogliosi di questo lavoro, è la Morantonelliana. Non so se voi siete mai stati recentemente, ma neanche da dove siete, insomma negli anni, al Museo del Cinema, la Morantonelliana, una volta ogni ora la Morantonelliana diventa buia totale, quindi si spengono le luci e noi con i nostri sistemi dobbiamo, vediamo se c'è un puntatore, sì, dobbiamo oscurare questi vetri. Qua ci sono tutti i vetri e qua ci sono altri. Quindi ogni ora queste tende comandate da un sistema di domotica si chiudono totalmente, la Morantonelliana diventa buia e partono questi giochi di luce che durano una decina di minuti e poi ti si riapre tutto. Questo succede se non sbaglio 8 volte al giorno. Qua ci sono tende arricciate, ci sono tende a pacchetto e ci sono tende a rullo per esterno. All'incirca il risultato è questo. E tra l'altro ci sono le tende a rullo dove sono disegnate, anzi stampate, chiedo scusa, delle immagini del cinema che si abbassano e che a loro volta fanno parte della coreografia. Quindi questi sono lavori appunto che non sono stagionali, per fortuna, e che ci consentono insomma, di dare continuità. Ecco, quelle sono le tende là sopra, quelle d'arco che dicevo prima, che si aprono e si chiudono. Lì è tutto customizzato, cioè non c'è niente di standard in questo prodotto. Queste sono le tende loro che scendono, si fermano nei quadretti, ecco, con gli attori. Quest'anno stiamo rimettendo mano, perché dopo qualche anno non più per una questione di pulizia e di aggiornamento di motori che non per funzionamento. Allora, come dicevo prima, all'inizio le tende hanno una destinazione d'uso che è veramente trasversale. Qua siamo nell'ambito dell'hotellerie, quindi ovviamente di grandi progetti, partiamo dalle tende del breakfast fino a grandi lavori, chiaramente vi ho portato a vedere qualche grande lavoro. Questi qua sono sparpagliati nel mondo, fatti alcuni direttamente e alcuni invece attraverso rivenditori locali o arredatori o grandi architetti. In questo momento stiamo lavorando a dei grandi progetti, per esempio. Uno proprio in questi giorni che stiamo concludendo, che si chiama Waterfront, con Renzo Piano a Genova, che è un'operazione immobiliare molto bella, molto in vista, che insomma, dovrebbero finire di consegnare in questi giorni, ci sono tutte quante nostre tende. Le foto ancora non le abbiamo. Qua torniamo a Torino finalmente di nuovo, Museo Lavazza, dove anche qui ci sono delle tende che sono
Questa è una parte, sono delle tende molto grandi, molto alte, dove poi hanno fatto il ristorante, e poi ci sono le tende degli uffici, l'Udobank. E questo che abbiamo visto fino adesso, diciamo, siamo all'interno. Le banche, abbiamo diversi accordi quadri con le banche, dove è stato studiato insieme al progettista il comfort, in alcune volte, in alcuni casi un comfort luminoso, in alcuni casi un comfort energetico, quindi calore, in altri la fonoassorbenza, soprattutto nelle sale riunioni, in alcuni casi di tutto un po'. Questa invece è la fondazione Golinelli, qua anche è una fondazione a Bologna, non so se siete mai stati a vedere, questa è dell'architetto Cucinella, dove in quest'area espositiva polifunzionale, che in questo caso abbiamo risolto diversi problemi, sia sull'esterno che quella parte sono riflettente verso l'esterno, sia con queste tende che noi utilizziamo come separatore d'ambiente per dividere le sale e fare, diciamo, dividere la sala in maniera diversa a seconda di quelle che sono le installazioni. Approfitto per dire che questo tipo di applicazione, cioè separate d'ambiente, è una cosa che si utilizza molto nell'ambiente sanitario, e noi abbiamo dei tessuti che sono antibatterici, hanno ioni d'argento, non vado oltre, insomma servono appunto per gli ambienti sanitari, per dire come il tessuto cambia veramente la destinazione d'uso della tenda. Passiamo alla linea esempio. E poi nella nautica e nel navale, sia nella nautica per grandi yacht, ovviamente non per cose piccole, ma nella nautica tipo MSC, tipo Confincantiere, insomma, sono diverse navi che in questo momento viaggiano con i nostri sistemi a bordo. Spesso sono previsti i nostri sistemi rispetto a altri perché abbiamo diffusione mondiale. Quindi, se una nave viene allestita da Fincantieri qua e poi va nei Caraibi e ha un problema di manutenzione, allora preferiscono avere comunque aziende che hanno una espansione, diciamo, per poter trovare mondiale, per poter trovare dei cambi. E poi invece l'ultima frontiera sviluppata, insomma c'era già prima, però è aumentata insomma negli ultimi anni, è quella della protezione solare all'esterno. Quindi la tenda fino adesso l'abbiamo vista all'interno, adesso qua invece viene vista all'esterno a protezione delle superfici vetrate. È molto importante, sapete meglio di me, che proteggere il sole all'esterno prima che arrivi appunto al vetro vuol dire avere anche un risparmio energetico, in quanto appunto il vetro ci mette più tempo a scaldarsi e a spostare il calore verso l'interno. A tal proposito, la cultura negli ultimi anni, in modo particolare negli ultimi due, con dei prodotti specifici, ha risolto tutta una serie di problematiche legate appunto sia all'applicazione, sia al funzionamento, ma anche ai tessuti. C'è stata una grande ricerca negli ultimi anni, proprio perché è aumentata la richiesta in tal senso. Quindi prima c'erano pochi tessuti che potevano andare all'esterno, adesso invece ce ne sono molti di più e questi tessuti sono molto più performanti. Negli ultimi anni abbiamo sentito parlare di un numerino che si chiama G-Tot, che fino a qualche anno fa, immagino che qualcuno l'avrà incontrato, non so se ha fatto qualche pratica o qualcosa del genere. Comunque ecco, il tessuto è un elemento importante legato alle performance del vetro per poter ottenere questo G-Tot più basso possibile, poter ottenere quelle che sono le che erano o sono, non so ancora, le detrazioni, quantomeno erano le detrazioni fiscali che erano richieste, cosa che col tessuto interno era difficile, valori che col tessuto interno erano difficili da raggiungere. Continuo a far vedere foto, poi ovviamente sono nel domestico, quindi nel residenziale. Qui entriamo invece nella parte decorativa, dove anche qui sia le soluzioni ma soprattutto i tessuti fanno in modo, insomma, di rendere di poter abbinare, insomma, le tende a quello che è l'arredamento. Quello che vedete qua sopra è la versione piccola di quello che avete visto prima da Calzedonia. Vedete le dimensioni, il sistema era quello lì, e in quel caso ovviamente è stato maggiorato. Privata house, le diverse tipi di confezione, tra l'altro i sistemi li abbiamo confezionati, quindi il prodotto è finito. In gran parte delle volte, anzi, la stragrande maggioranza delle volte passiamo attraverso i rivenditori. In operazioni particolarmente grandi, invece, agiamo direttamente. Se ci sono domande legate alle tende, sono a vostra disposizione. Io ho finito la mia presentazione.